Ciao ragazze, allora video sulle idee per i regali di Natale. Credo che sarà molto simile a quello che io girai l'anno scorso, in quanto comunque sia, al di là forse di un paio di cosine, le cose che ho in mente sono sempre le stesse, quindi insomma mi trovo un po' in difficoltà. Però siccome me l'avete richiesto e qualcuna di voi magari è anche nuova iscritta, quindi non ha visto quello dell'anno scorso, niente, ho deciso di appunto girarvi questo video. Allora, direi che sarà soltanto dedicata alla parte per i regali per amiche, insomma, mamme, eccetera, dedicato a più al make-up e qualche altra idea varia. Per quanto riguarda i make-up, ovviamente cerchiamo di andare sulla fascia prima low cost, in quanto bisogna ottimizzare le poche risorse che si hanno per i regali. Io sono solitamente una che non fa tantissimi regali a tante persone, ma ne ho poche, quindi tendo sempre a prendere o più cose o a spendere qualcosina in più per fare i regali. Poi ho molte amiche che magari sono nate a cavallo tra hanno il compleanno tra Natale e cioè il compleanno lì vicino a Natale, insomma, ci siamo capite? Quindi tendo a volte a fare un regalo un po' più grosso, unico, quindi spendendo volentieri qualcosina in più. Per quanto riguarda idee low cost, l'anno scorso vi avevo parlato di Elf e anche quest'anno devo dire che c'è un'ampia gamma di scelta per quello che riguarda quello che loro propongono come regalo. Forse si è leggermente saliti di prezzo, in quanto oltre ad essere aumentati di base i prezzi di Elf, c'era una palettina davvero carina che ora non c'è più, che in particolare vi avevo parlato l'anno scorso, ed erano queste due che costavano veramente una fesseria. Ma in particolare quest'anno non ci sono più. Diciamo che il minimo delle palette sono i beauty books, che sono circa un costo di 7 euro. Poi abbiamo i Get the Look set, che praticamente sono dei set dove c'è un trio di ombretti, un mascara, mi pare una matita e forse, se non ricordo male, ci sono o le ciglia finte o il piegaciglia, ma non mi ricordo, e qua siamo sui 10 euro. C'è per ogni tono naturale, mi pare che ci sia sul viola e sui toni per fare lo smoky, e quindi siamo un po' su questa fascia. Ad ogni modo Elf propone anche delle palette un pochino più complete, mi pare che siano 16, 32, 100 colori, di cui però non ho mai testato nulla, quindi non vi so dire se effettivamente valgano oppure no, però insomma, se poi il pensiero è quello che conta, però lì siamo dai, mi pare, dai 12 euro in su, se non vado errato. Mi pare che quella più grande venga a 17,50. Spesso ci sono delle promozioni, però il mio consiglio è, siccome ogni anno vedo sempre che poi sul sito di Elf molte ordinano, non so, il 19 e l'ordine non arriva perché tutte le feste, poi oltretutto mi pare che il 23 già sia una domenica, quindi esatto, perché quindi avete, cioè, il tempo, già il 21 è tardissimo perché ormai è venerdì, quindi il regalo non vi arriverà mai in tempo per Natale. Vi consiglio di affrettarvi a ordinare. Se volete ordinare, usate la consegna col corriere, perché almeno siete sicure, uno, che il pacco sia tracciabile, due, che in una settimana, cinque, in 4-5 giorni arrivi il pacco, e tre, che non vada perso, insomma, perché comunque sia, ho letto spesso volentieri, io ho un sacco che non ordino, quindi. Però questi sono i problemi che noto ogni anno, di pacchi che non arrivano in tempo, gente che si lamenta, però bisogna, penso, secondo me già è tardi adesso, quindi se proprio volete fare un ordine, fatelo entro tipo domani, perché secondo me poi diventa un delirio. Mentre per quanto riguarda sempre palette, rimanendo sull'economico, ci sono di molto molto carine e sono anche valide. L'anno scorso ve la feci vedere, però non l'avevo sperimentata. Queste qua della New York Color, che io in particolare ho quella per lo smoky per gli occhi verdi, che è composta, diciamo, da quattro colori: un illuminante e un primer. Il primer e l'illuminante sinceramente non li ho mai utilizzati. I colori sono molto molto scriventi, pigmentati, e durano parecchio, e ha un costo, mi pare, di 3 euro, massimo 4. Quindi insomma, e ha il suo applicatore, che vabbè io non uso, e ha veramente un'ottima validità. Quindi se volete fare proprio un pensierino senza spendere tanto, secondo me, a mio parere, è abbastanza valida. La New York Colors, io l'ho vista ormai da Acquasapone, c'è anche la Coin, quindi si trova un po' da tutte le parti, forse anche la Upim, non mi ricordo, però è abbastanza reperibile oramai, quindi insomma non
non è proprio di così impossibilità trovarla. Per quanto riguarda invece palette un pochino più costosette, no, forse ancora ce n'ho una low cost da Sephora. Ultimamente, negli ultimi mesi, ultimamente stanno andando queste palette di Sleek, e in particolare ora ci sono di moda la Ultra Matte 2, che io non ho, però l'ho vista, è fantastica, bellissima, e la Sparkle 2, che anche quella, cioè, ce l'ho, ma non ce l'ho qua da farvela vedere, nel senso che l'ho comprata tramite una ragazza che le ha trovate, però me la deve ancora dare, quindi non ho qua da farvela vedere. Però ad ogni modo le palette Sleek, io ne ho tre, sono queste qua nere, per chi non lo sapesse. Potete tranquillamente ordinarle anche sul sito Sleek, però credo abbia delle spese di spedizione un po' altine, e potete anche trovarle sul sito di Madame Cosmetics, però anche lì non so, il discorso di penso affrettarsi, comunque queste sono abbastanza rapidi da Madame Cosmetics, quindi probabilmente vi arriva. Non so se però ha queste ultime due tipologie di palette, perché io due di queste le ordinai lì e arrivavano, e vabbè, io ho avuto problemi col corriere, proprio nel giro di 3 giorni li avevo. Però appunto non ho controllato momentaneamente sul sito la disponibilità, eccetera, però vi lascio comunque nell'info box il sito per andare a dare un'occhiata. E potete trovarle appunto da Sephora. Il prezzo è di 9,90 euro, quindi insomma siamo entro i 10 euro per una palette. Ora vi faccio vedere la prima. Questa è la Sunset, vi faccio vedere solo una per 12 colori. Le cialdine sono queste. Sono colori molto scriventi, pigmentati, forse l'unico difetto che hanno. Sono un po' polverose, però ad ogni modo la durata, il colore, eccetera, sono fantastici, quindi mi sento veramente, veramente di consigliarvele. Per quanto riguarda le palette di altre marche, ora io ci sono, ho notato spesso alla Goupim esserci queste palette di queste marche sconosciute che magari costicchiano anche un po'. Sinceramente non le ho mai provate, quindi insomma non saprei se consigliarvele. Piuttosto, se volete spendere qualcosina di più, buttatevi, lanciatevi sulle palettine della collezione quella natalizia di Kiko, che io non mi ricordo come si chiama. Non è la Lavish Oriental, della Lavish Oriental anche ci sono delle palettine carine. Io in particolare ne ho solo una, che è questa qua, che è la Color da 02 Sensuous Sensus Burgundy, questa, il mio inglese come al solito. Però quest'anno nella collezione natalizia sono state riproposte tre delle palettine della collezione della Chic Chalet, in particolare la 1, la 2 e la 3, che sono la Unexpected Rosy Taupe, poi dovrebbe esserci Golden Plum qualcosa, e quella sui toni del verde, non mi ricordo, vabbè. Ce le ho, ma non ho voglia di farvi vedere, cioè non ho voglia, non ho tempo, perché ho poco tempo, vorrei riuscire a girare il video. E quindi magari se sapete di qualche amica, qualche parente, insomma, che cercava questa palette e non era riuscita a trovarla precedentemente, magari potete anche approfittarne per comprarla. E però qua siamo già un po' di più, perché siamo sui 12,90 euro, quindi sta un po' anche alle vostre finanze e quanto volete spendere. Per le fasce ancora più alte, sono, cioè almeno a me piacerebbe riceverla, però comunque sia, ho sentito pareri abbastanza discordanti. Ci sono le palette di Zoeva, le palette quelle da, mi pare siano da, non mi ricordo quanti colori, vabbè, ci sono le palette matte, ci sono le palette shimmer, ci sono le palette warm, ci sono le palette metallics, quindi insomma, se volete regalare proprio una bella palette, secondo me è l'ideale come tipo di regalo. L'unica cosa, anche lì, spese di spedizione, considerato una settimana, insomma, secondo me si è già un po' ridosso, specie se si vuole ordinare online. Quindi il mio consiglio è, se avete i negozi, andate tranquillamente nei negozi. Se avete una Sephora, ben venga, perché ci sono cose molto carine a dei prezzi, insomma, contenuti, nel senso non tantissimo contenuto. Ad esempio, una cosa che ho visto che secondo me era molto molto interessante, specie magari per chi non si trucca molto. C'era un kit di Collistar con dentro una matita nera, semplicissima per gli occhi, e un eyeliner di quelli fatti col pennellino. Quindi
quindi secondo me veniva sui 17 euro, quindi secondo me quello può essere un buon regalo, specie magari per una persona che comunque sia alle prime armi col trucco, comunque sia non si trucca molto. Poi esistono anche tutte le varie tipologie di pochettine, ho visto quelle di Pupa con dentro il mascara Vamp e la matita, oppure il mascara, e mi pare che quello venisse 11,90 euro, non vorrei dire una scemata, o 13,90, uno dei due insomma così. Mentre esiste un'altra pochettina sempre di Pupa con dentro un mascara e un altro cioè il mascara Vamp e il mascara primer, quindi quello bianco da dare prima. Per quanto riguarda il mascara Vamp di Pupa, io lo sto provando. Devo dirvi la verità, sì, la prima impressione nel provarlo mi era piaciuto un sacco, davvero tanto. Ora come ora, insomma, non è che io ne sia moltissimo convinta, più che altro perché secondo me, dopo 3 volte che l'ho utilizzato, è secchissimo. Quindi ti stavo dicendo, quindi non saprei ora come ora se consigliarvelo oppure no. Diciamo che è in fase di valutazione, però se dovete regalarlo e non volete spendere chissà che cosa, può essere una valida alternativa. Sempre di Pupa, ho visto che ci sono le palettine a modi naked. Ho avuto solo modo di vederle, ma non swatcharle. Le ha swatchate però Cristina Generale. E ha detto che come pigmentazione eccetera sono molto buone, quindi insomma magari andate a vederle quelle, però siamo già a una fascia, mi pare che siamo sui 20 euro, quindi un pochino di più. E sempre Pupa ha fatto queste pochettine, di cui però non, forse mi pare anche lì sempre sui 10 euro, dove dentro ci sono 3 smalti, che sono 2 smalti normali e un top coat. I 2 smalti normali mi pare che siano uno abbastanza chiaro, uno abbastanza scuro e il top coat è sul brillantinato. Quindi insomma, secondo me, se avete una pochettina carina oppure volete ricreare voi magari un kit di smalti, potete comprare ad esempio 3 smalti di Essence, 3 smalti di Kiko, vabbè, anche se comunque ora che non sono in promozione poi vi viene a costare un pochino, però potete comprare 3 smalti a vostro piacere e mixarli, insomma, metterli tutti nello stesso pacchettino o creando magari un kit per la French oppure magari un kit un pochino più particolare, appunto con magari qualche smalto brillantinato, sta un po' a voi vedere magari se la vostra amica non si dà lo smalto, insomma non ha senso. In alternativa a tutto ciò, se sapete che ha già tutti i trucchi, che è una che magari è maniaca del trucco e gli piacerebbe avere sempre magari i pennelli dietro, però comunque sono scomodi, alla Upim la Shaka, ora i miei non so in che condizioni saranno, ci sono questi kit da borsetta di pennelli piccolini per occhi, credo ci siano anche da viso, questo lo pagai mi pare sui 6 euro, dove appunto se la vostra amica magari viaggia spesso, magari sta fuori o comunque se è una che ci tiene a rigiocarsi il trucco, ma non può portarsi in borsa un sacco di pennelli, questa diciamo è la soluzione più comoda e pratica per poter tranquillamente girare con i pennelli, e credo ci siano anche da borsa, sono molto validi, insomma io ho avuto modo di testarli diverse volte, magari quando stavo fuori casa, insomma, perché durante il giorno è raro, non ritocco quasi mai il trucco, quindi mi sento di consigliarmi insomma questa proposta. In alternativa, se magari voi sapete che proprio siete amiche, 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 o comunque legate, volete spendere un po' di più, e qui sta un po' a voi, abbiamo tutte le palette che vogliamo, abbiamo la Naked 1, la Naked 2, abbiamo la Smoky, abbiamo tutte quelle palettine piccoline che ha fatto gli Urban Decay, poi abbiamo le palette della Too Faced, le palette di Benefit, insomma, e lì siamo già sulla fascia di Ianta, quindi siamo sui 40 euro più o meno, forse qualcosina costa sui 37 di Too Faced. Però insomma, se magari o siete in due e volete spendere un po' di più, secondo me, rimanendo poi comunque sia in un range, oppure magari siete tante amiche e volete fare un bel regalo di Natale alla vostra amica, cioè sono magari meglio fare un unico regalo un pochino più grosso che magari tante piccole. Cioè, poi conta il pensiero, però magari se siete in 6 e volete fare un regalo a una vostra amica, magari con 5 euro a testa riuscite a prenderle insomma un qualcosa di carino che magari può fargli anche piacere.
Per quanto riguarda palette, occhi, insomma, non mi viene in mente nient'altro, anche perché la collezione di... Ah sì, Bugiarda. La collezione, quella natalizia di Kiko, di cui non ricordo sempre il nome, ha anche delle palettine che costano, mi pare, sui 19 euro, dove ci sono un quad di ombretti, sono quattro ombretti, ce n'è uno, mi pare, sui toni per lo smoky scuro e una sui toni naturali, composto da due blush, mi pare c'è un blush, una terra, un mini rossettino, una matita. O c'è anche il mascara, forse al posto del rossetto, non mi ricordo. Però quella anche può essere un'idea carina, magari per chi sta spesso fuori, insomma, o magari alle prime armi, insomma, ha una piccola cosa tutt'uno. Poi ci sono le dose di pupa, tutte queste cose qui. Però siamo già a una fascia leggermente superiore, secondo me, per quanto riguarda il prezzo. In alternativa, se proprio volete fare magari sempre un piccolo kit fatto da voi, ora da Kiko ci sono gli ombretti in promo a 3 euro, quindi sono molto validi gli ombretti di Kiko. Se sapete che magari la vostra amica ama gli ombretti colorati, puntate sugli ombretti colorati, ce ne sono un sacco, quindi magari le regalate 3 ombretti che sapete che vuole, insomma, le offerte ci sono, basta poi andarla a ricercare. Anche i long lasting, ad esempio, sono in offerta, l'idea è il fatto che io ce li ho tutti. Però, insomma, secondo me, poi alla fine, essendo il pensiero che conta, veramente non c'è bisogno di andare a spendere grosse cifre. Poi vediamo, passo successivo. L'anno scorso vi parlai anche di Lush, ci sono le confezioni natalizie, potete regalare anche un set da tre di balistiche se sapete che la vostra amica la vasca, ci sono comunque sia tutti i vari saponi se volete magari regalarle magari pezzi di diversi saponi, però andiamo un pochino più sulla fascia, se no ci sono medio alta, o se no ci sono appunto questi pacchettini di Natale che vanno, mi pare, forse c'è qualcosa dai 9 euro fino ai 50, quindi sta un po' a voi, o magari se sapete che la vostra amica è pazza per Lush, insomma, anche lì sul discorso potete dividere con le amiche e trovare un giusto compromesso. In alternativa, un pochino meno care, ci sono le confezioni del kit natalizi di Bottega Verde, chi mai non ne ha ricevuto uno, che anche lì abbiamo dai, spendere dai 5 euro fino ai 20. Sono sempre abbastanza in promozione, quindi magari con 13-14 euro riuscite a regalare un bel kit. Io, ad esempio, l'anno scorso ne regalai uno senza spendere grosse cifre, con dentro un pare ci fosse il bagnoschiuma, lo shampoo e forse una crema. Insomma, comunque sia, ci sono cosine molto, molto carine a prezzi, insomma, abbastanza nella media. E poi ci sono queste confezioni, appunto, natalizie dei provenzali, ne ho viste parecchie, e siamo lì sotto i 10 euro, quindi mi pare che siamo sugli 8-9 euro. E lo stesso che ha riproposto anche la Clinians quest'anno, contenente un gel detergente per struccare il viso, il struccante bifasico, no, le salviette struccanti, un'altra cosa che non mi ricordo cosa sia, e la pochettina, e anche lì mi pare che forse siamo sui 9,90 euro, però comunque sia ci sono dei pezzi abbastanza carini, poi anche lì sta a voi un po' vedere, magari la vostra amica sapete che ha bisogno di questo, puntate su quello, insomma, andando abbastanza, avete le idee abbastanza chiare, secondo me è molto più semplice. Per quanto riguarda il make-up, direi che non mi viene in mente nient'altro, potete regalarle, se no volendo, un bel set di pennelli, se sapete che è appassionata. Ora mi ha detto una ragazza che conosco oggi che sul sito Moi c'è lo sconto del 40% e vi regalano una palette, però ho anche letto che gli ordini sono leggermente lenti ad arrivare, io non ho mai ordinato, quindi insomma per esperienza personale non posso dirvi nulla. Però, insomma, valutate un po' voi. In alternativa, chiudendo capitolo make-up, parliamo un po' di accessori. Ci sono in ogni dove, ormai, penso che ormai la Upim sia diventata un accessorio a parte, quindi abbiamo Upim, Accessorize, OVS, Bijou Brigitte, tutti i negozietti che vendono comunque bigiotteria, orecchini che tranquillamente sotto i 5 euro Pinky che riusciamo ad acquistare, o comunque sia anche ad esempio da H&M mi viene in mente, quindi magari fare un bel set ad esempio di c'è da Accessorize, sì, c'è un set di perle che sono tante perle, diciamo dalla più piccolina a quelle belle grosse, mi pare che siamo sui 7 euro, quindi può essere anche un bel pensiero se magari un'amica che sapete che le utilizza spesso in ogni circostanza. In alternativa, non so se ci sia ancora la collanina con l'iniziale
agli orecchini coordinati, anche lì siamo sui 10 euro, sempre ad Accessorize. Quindi magari sarebbe carino, o anche solo con un paio di orecchini o un bracciale, magari un pochino più importante, o se no anche qualche collanina, però le collanine sono molto particolari, o sapete magari il genere della vostra amica, oppure solitamente è sempre meglio regalarle coordinato magari all'orecchino, perché magari le collanine un pochino così, non so, le vedo forse più adatte ad altre occasioni, però se è una collanina un po' simpatica abbinata agli orecchini, secondo me ci può stare. Gli anelli, secondo me, è una cosa un pochino più difficile, nel senso che magari prendete un anello, ad esempio vi faccio vedere l'ultimo che ho preso io, una cosa pacchiana da morire. Ad esempio questo anello qua che ho comprato io so che per il mio dito va bene la M, però non so, magari per la mia amica ci vuole la L, quindi se poi disgraziatamente non va bene deve cambiarne, non c'è, insomma è meglio evitare queste problematiche che potrebbero andarsi a creare. E però se sapete che magari lei ha tante cose ma non sa dove metterle, ad esempio ho un sacco di amiche che magari mettono tutto dentro delle scatole e non si capisce niente, alla Upim, ma comunque anche dai cinesi c'è pieno e costano niente. Io ora la mia ve la faccio vedere integra. Ci sono queste bamboline qua con tutti i gancetti dove voi potete agganciarci le collane, io in questo caso ci ho agganciato i bracciali, che costano veramente una fesseria. Io quella la pagai 6 euro, però comunque sia, secondo me ci sono fatte anche di molti tipi. Io, mia nonna, ad esempio, gliene ho comprata una fatta bellissima. L'ho pagata un po' di più perché è stato un regalo fatto con mio fratello. L'ho comprata anche in un negozio che vendeva apposta queste cose ed è molto particolare, fatta proprio bambolina, bella slanciata, un po' tipo ad altezza Barbie, diciamo alta così, più o meno. Con tutto un vestito in pizzo con lo strascico e appunto i braccioli per appendere le collane. L'ho pagata sui 24, però era veramente bellissima, bellissima, bellissima. Però insomma ce ne sono da molto molto meno. Poi in alternativa mi veniva in mente anche un portagioie di questo tipo. Io questo qua l'ho preso da Carpisa, ho visto che ne ha fatti parecchi. Quindi insomma è anche una cosa abbastanza utile, specie per chi magari, io ad esempio ci metto dentro gli anelli perché ne ho talmente tanti, non so dove metterli. E quindi diciamo, quindi o accessori oppure porta accessori, non è male come idea. Se avete un'amica di quelle che non ama truccarsi, non ama gli accessori, io punterei sempre sui libri. Credo che un bel libro faccia sempre piacere a chiunque, specie se magari sappiamo il genere giusto che piace a quella persona che comunque predilige. A me piace riceverli, però quasi mai nessuno me li ha mai regalati, insomma, sono sempre stata io spesso andare a comprarmi qualche libro, ma perché magari forse non sono una che dice particolarmente amo leggere, eccetera. Quindi magari quando decido di leggere sono io che prendo, vado in libreria e compro. Però non mi sono mai arrivati libri per Natale o in generale per compleanno. E ce n'è di ogni tipo, se quelli tascabili magari spendete 4-5 euro, in centro ad esempio mi pare che ci siano anche quelle bancarelle che vendono magari, ad esempio, i libri di grandi autori a tipo 3 euro, quindi magari potete prenderne anche due, ad esempio. Insomma, secondo me è davvero davvero un bel regalo, molto particolare. In alternativa, solite cose, CD, oppure se magari volete fare un regalo un pochino più particolare, l'abbonamento alla rivista preferita, però anche lì, quello che dicevo l'anno scorso, il problema è che magari se fate l'abbonamento, non è detto che poi magari ci sono delle promozioni, degli inserti, come possono essere magari smalti piuttosto che altro, campioncini, non è detto che magari siano compresi nell'abbonamento. Io questo non ve lo so dire perché non ho mai fatto l'abbonamento, quindi insomma questo magari non mi sentirei proprio di consigliarvelo, però magari sapete che un'amica vorrebbe andare a un concerto, magari volete andarci con lei, regalate il biglietto. Insomma, secondo me le idee si possono sempre trovare, o qualcosa per la casa, specie per le mamme, che sono sempre cose utili. Quindi secondo me veramente c'è un'ampia scelta di regali, un portafoto, insomma, credo che poi andandosi a arrampicare sugli specchi comunque ci sarà anche un sacco di mercatini, quindi insomma secondo me sempre un pensierino si riesce a trovare per tutti.
Ad esempio, l'anno scorso lo dissi anche, a Genova dove ci sono le bancarelle a Brignole ci sono un sacco di banchetti dove fanno le penne con scritto il nome, gli accendini con scritto il nome, tutte queste cose qua molto particolari, quindi magari potete fare anche un pensierino del genere, insomma, che secondo me è molto carino. Forse mi pare anche gli specchietti portatili col nome, ad esempio. Può essere una cosa del genere, lì magari partiamo dai 5 per arrivare ai 10 euro le tazze, magari con sopra le scritte col nome o con quello che volete scrivere. Cose un po' così, poi alla fine con il pensiero che conta, alla fine di tutto. Quindi ragazze, queste sono le mie idee per questo Natale 2012, banalissime, scontate, ripetute dall'anno scorso, lo so, vi chiedo scusa. Avrei voluto fare una ricerca un pochino più approfondita sui vari siti, ma domani ho una presentazione in università, quindi già il fatto di essere riuscita a girare il video, ma perché avevo un po' di tempo e praticamente io tra mezz'ora devo riuscire, quindi non so neanche se riuscirò a caricarvi il video. E oltretutto la cosa che anche mi premeva era riuscire a caricare questo video entro una data semidegna, considerato che siamo il 10 di dicembre e mancano 2 settimane a Natale e molti, magari molti di voi spingono a fare ordini online perché magari non hanno Sephora, non hanno negozi a cui appoggiarsi. Ho deciso di girare il video prima che riuscivo, proprio per darvi l'opportunità di buttarvi lì così qualche idea. Se avete bisogno di consigli in particolare, suggerimenti, eccetera, potete scrivermi in privato qua su YouTube. In modo un pochino più celere, riesco a rispondervi su Facebook. Quindi io vi lascio l'indirizzo, cioè il canale ce l'avete qua. Vi lascio sotto nell'info box il link per chiedermi l'amicizia e scrivermi su Facebook senza problemi. Sono anche su Twitter se non avete Facebook, quindi potete scrivermi anche lì. Però comunque sia c'è anche il messaggio privato qua, senza problemi. Diciamo che Facebook forse è il modo più veloce con cui riesco a interagire con voi. Vi rispondo senza problemi nel giro massimo di un giorno, massimo non di più. Quindi qualsiasi cosa scrivetemi, cercheremo una soluzione insieme. Vi girerò, sempre se riesco, un tutorial per il trucco di Natale, anche se al momento zero idee, perché ho anche un sacco di video da girare, quindi vedrò un po' come riesco nel corso del tempo a gestirmi tutto, anche perché poi avrei anche 2 esami settimana prossima, quindi sono proprio nel disastro totale. E nulla, vi lascio, vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!